Ora passiamo all'interrogazione numero 3.312 dei deputati Caparini ed altri concernente misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la ripresa dell'attività produttiva delle società del gruppo Riva. Il deputato Davide Caparini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole Caparini. Grazie Presidente. Le società del gruppo Riva sono sane, hanno il bilancio a posto, rispettano i più severi standard ambientali, sono da sempre contraddistinte da un ottimo rapporto con le parti sociali, hanno commesse, un portafoglio clienti senza paragoni in Italia, sono il quarto gruppo siderurgico in Europa, 20° al mondo. Le banche, a causa di una decisione scellerata da parte del GIP di Taranto, hanno immediatamente sospeso l'operatività dei conti, le fideiussioni, i finanziamenti. E io sfido chiunque, Ministro, in questo Paese a operare, soprattutto con le dimensioni che questo gruppo ha in Italia e nel mondo, senza avere le banche al proprio fianco. 1.400 e oltre lavoratrici e lavoratori oggi sono per strada, non hanno un futuro. A causa di questa decisione sono senza stipendio, senza ammortizzatori sociali. Cosa state facendo per risolvere questo problema, per ridare l'operatività a queste aziende? Grazie. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini, prego. Grazie Presidente. La questione posta dall'onorevole Caparini attiene alla nota vicenda produttiva e occupazionale del gruppo Riva. E segnatamente a quella relativa a lavoratori che non rientrano nel perimetro gestionale dello stabilimento Ilva di Taranto. Voglio ricordare a riguardo che i governi in carica nell'ultimo biennio sono ripetutamente intervenuti sulla vicenda per fronteggiare la grave situazione ambientale di Taranto, al fine di trovare un delicato punto di equilibrio tra valori e principi costituzionali concomitanti, quali il diritto alla salute, all'ambiente, alla libertà di iniziativa economica e all'occupazione. Come è noto, gli atti sinora emanati sono stati a più riprese sottoposti al vaglio della Corte Costituzionale, che ne ha confermato la legittimità. Il Governo ribadisce l'impegno per adottare ogni iniziativa utile per salvaguardare i richiamati valori fondamentali, i quali non si pongono in rapporto di contrapposizione ma di integrazione. Allo stesso modo è opinione del Governo che sia possibile trovare un adeguato bilanciamento tra i diversi interessi in campo, rispettando allo stesso tempo l'operato e la necessaria indipendenza della magistratura. La stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha confermato appena pochi giorni fa che il provvedimento di sequestro conservativo recentemente adottato non implica alcun divieto d'uso e pertanto lascia impregiudicate le facoltà gestionali dell'impresa. I recenti incontri svolti con la proprietà al più alto livello istituzionale hanno evidenziato che sembrano sussistere le condizioni giuridiche, economiche e di contesto necessarie per la piena ripresa dell'attività, con ogni possibile effetto positivo sull'occupazione. La società, dal canto suo, ha manifestato piena disponibilità a collaborare per la ripresa delle attività, pur evidenziando il permanere di forti difficoltà gestionali e finanziarie determinate dal richiamato sequestro dei cespiti. A tale scopo, i rappresentanti del gruppo Riva si sono impegnati a contattare il custode giudiziale per verificare congiuntamente quali siano i passi necessari da compiere per consentire un rapido avvio dell'operatività dei diversi siti produttivi. Allo stato attuale, pertanto, non sussiste la necessità di fare ricorso a strumenti di integrazione salariale, che pure nel recente passato sono stati accordati, trattandosi di, come lei ha detto, di imprese sane. Voglio tuttavia rassicurare gli onorevoli interroganti e l'Aula tutta sull'alto grado di attenzione da parte dell'esecutivo alla ricerca di ogni possibile soluzione e in particolare del Ministero da me diretto per eventuali interventi a favore dell'occupazione. In ogni caso, noto che il Governo sta valutando e il Ministro Zanonato pochi minuti fa, proprio in un'audizione, ha dato notizie al riguardo, la possibilità di intervenire in via legislativa proprio per rendere effettiva la salvaguardia delle attività produttive pur nel rispetto delle finalità del sequestro. E il Ministro ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di questa settimana sarà proposto un intervento normativo che assicurerà proprio il funzionamento degli impianti. Grazie. Grazie. Onorevole Caparini, prego. Cioè lei mi sta confermando che le lavoratrici e lavoratori,
del gruppo Riva sta pagando i danni ambientali di Taranto, stanno pagando colpe che non sono loro, che ricadono però su queste società. Lei sta confermando che la decisione scellerata del giudice, che ha delle ripercussioni drammatiche su queste famiglie, a questa decisione il governo non può porre rimedio. Noi siamo assolutamente convinti che il governo si debba svegliare, perché è arrivato il momento di operare con gli strumenti che la legge vi dà per risolvere la situazione, perché qui non stiamo chiedendo ammortizzatori sociali, qui ci sono lavoratrici e lavoratori che chiedono di poter continuare a lavorare perché la loro azienda funziona, è competitiva e non possono perdere tempo, perché ogni minuto perso è un minuto regalato alla concorrenza internazionale, e ogni minuto perso è salario in meno, ogni minuto perso vuol dire commesse, produttività e competitività persa per tutto il comparto e per tutto il paese. Quindi quello che noi vi invitiamo a fare prima di tutto è costituire immediatamente un tavolo con il giudice a cui è stato assegnata l'operatività e non è ancora stato costituito, a distanza di una settimana da quando è stato emesso il provvedimento. Al Ministero voi dovete darvi una mossa, dovete chiamare il... Non sto parlando di lei, sto parlando del Ministro che non c'è, il Ministro Zanonato, perché non stiamo parlando di ammortizzatori sociali qui, stiamo parlando di industria, stiamo parlando del futuro del nostro Paese, stiamo parlando di competitività, stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro, stiamo parlando di gente che oggi non ha un salario ed è a casa, è questo che, di cui noi stiamo parlando, ed è per questo che voi dovete convocare nel prossimo Consiglio dei Ministri assolutamente un tavolo, discutere e soprattutto trovare delle soluzioni. Le soluzioni sappiamo quali possono essere, il commissariamento per esempio, oppure meglio ancora ritornare sulla decisione scellerata di un giudice che non ha assolutamente competenza riguardo a quella che è la politica industriale del paese, che spetta al governo. Concludo, non spetta al magistrato. Caprini. Grazie.